Amaldi problema 5, pagina 710. Una sferetta di massa M1 carica Q, sospesa a un filo, c'è un campo elettrico orizzontale, uniforme, cioè che è uguale in tutti i punti dello spazio. Questo pendolino elettrico 1 sta in equilibrio con il filo inclinato di 30 gradi. Quando si sostituisce la pallina con un'altra pallina di massa minore, M2, ma stessa carica, l'angolo di equilibrio sale a 60 gradi. Calcolo il rapporto tra le masse delle sferette. Beh, già si capisce che è più pesante la M1 e più leggera la M2. Questo rapporto risulterà uguale a 3, cioè M1 è il triplo di M2. Io ho cambiato un po' i simboli, ho chiamato gli angoli alfa e alfa primo e le masse M e M primo. La carica Q è la stessa per entrambe le palline. Il campo elettrico E, questa freccia di colore rosso, è uniforme, quindi è uguale sia sulla prima che sulla seconda pallina, e ciascuna pallina interagisce con questo campo E. Questa è la formula dell'interazione. La carica di ciascuna pallina positiva interagisce con il campo elettrico e nasce la forza elettrica, che ha lo stesso verso del campo elettrico perché le palline sono entrambe di segno positivo, quindi campo e forza allineati nello stesso verso. Inoltre le due palline subiscono la stessa forza elettrica, cioè della stessa intensità, perché hanno la stessa carica Q e sentono lo stesso campo elettrico che è uniforme, quindi è uguale in tutti i punti dello spazio. Però le due palline sentono una diversa forza peso, cioè la Terra le attrae con una forza peso diversa, perché hanno masse diverse. Prendiamo una qualunque di queste due palline, per esempio la prima, e vediamo le forze che agiscono. Sono le solite due forze, la forza elettrica verso destra, Q per E, e la forza peso mg verso il basso. L'angolo che si forma qua lo ritroviamo qui e quindi, come al solito, possiamo scrivere che la tangente dell'angolo è il rapporto fra questi due cateti in questo triangolo rettangolo, quindi è il cateto opposto, che è la forza elettrica, diviso il cateto adiacente, che è la forza peso. Quindi scriviamo forza elettrica diviso forza peso. E la stessa cosa vale per l'altra pallina, che però forma un angolo alfa diverso, quindi alfa primo, che è il rapporto tra la forza elettrica e la forza peso. La forza elettrica è la stessa per entrambe le palline, la forza peso è diversa perché l'altra pallina ha una massa diversa. Ora facciamo il rapporto tra queste due tangenti, tangente di alfa primo diviso tangente di alfa, quindi è il rapporto tra FE su FP primo diviso FE su FP. Le forze elettriche si semplificano, del resto si può vedere anche moltiplicando la prima frazione per il reciproco della seconda, quindi per forza peso diviso forza elettrica. Si semplificano le forze elettriche e rimane il rapporto tra le forze peso. Quindi il rapporto tra le tangenti degli angoli è il rapporto inverso tra le forze peso, o meglio tra le masse, perché le forze peso mg, m'g, si semplifica il campo di gravità terrestre e quindi abbiamo il rapporto tra le masse. Il rapporto tra le tangenti degli angoli è il rapporto inverso tra le masse. Infatti vediamo alfa primo al numeratore e m' al denominatore. Calcoliamo quindi questo rapporto m su m' che è l'incognita del problema, infatti chiedeva proprio il rapporto tra le masse. Questo rapporto tra le masse è il rapporto, abbiamo appena visto, tra le tangenti degli angoli, quindi la tangente di 60 gradi e la tangente di 30 gradi. Tangente di 60 gradi è radice di 3, tangente di 30 gradi è 1 su radice di 3 e quindi alla fine il rapporto fa 3, quindi vuol dire che la massa m è 3 volte la massa m', cioè la pallina che rimane più in basso è più pesante, è il triplo come massa della pallina che si solleva di più, cioè il triplo di m'.